Si parla di macropatia esudativa, una malattia molto frequente in Italia. Lei sa che più di 1 milione di italiani soffrono di macropatia secca ed esudativa e la cura migliore è appunto l'intravitreale. Fino a pochi anni fa noi assistevamo passivi alla diminuzione di vista di questi pazienti. Oggi invece con questi farmaci riusciamo non solo a fermarla ma anche a migliorarla molto spesso. Deve essere fatta presto. Oggi si è parlato e ci sono persone molto in gamma, si parlava oggi con la dottoressa Madrina 40 di Lione, che lei riesce a avere un paziente in studio, guardarlo, fare diagnosi, consenso informato, procedure cartacee e l'iniezione nello stesso giorno. In Italia questo è quasi impossibile, lei vede un paziente, lo manda in ospedale, fa la forangiografia, viene rimanato a casa, alza il telefono, prende l'appuntamento per la sala per fare l'iniezione, passano 3, 4, 5 settimane e questo di giorno non è più ammissibile. Occorre lavorare in questo senso.